Ciao a tutti ragazzi, è il capitano di P20 del Pendolo. Siamo qui nello studio del mio massoterapista Mirko Legrini, in studio chiamato Kimor, per rispondere a un po' dei vostri dubbi amletici sul suo lavoro e su argomenti collegati. Vai, partiamo con la prima domanda. Che strada hai fatto per riuscire ad arrivare a fare questo lavoro e che soddisfazioni ti dà risolvere i casi dei vari pazienti? Allora, ho fatto il corso di massaggiatore capobagnino, che si chiama così. So che fa un po' ridere il nome, però è una scuola che dura 2 anni. E poi ho fatto il corso di massofisioterapia a Perugia. La soddisfazione che ti danno quando riesci a sistemare le persone che escono con il sorriso, stanno bene, diciamo che è molto appagante. Allora, dato che te sei stato un corridore, come molti sanno, molti tuoi cari amici, ti è mai stato proposto di andare a fare massaggiatore in una squadra sportiva di professionisti? Certo che mi è stato proposto, però non voglio andare perché voglio stare a casa. Ho girato tanto quando ero ciclista professionista e adesso ho il mio studio, voglio restare qui. Ma per un atleta, quanto è importante la parte alta, cioè il petto, le spalle, tutto, e quindi il core? Bisogna allenarlo o non serve a niente? Bisogna allenare solo gambe, palestra, bici, chilometri, chilometri? Allora, per l'atleta, se si intende il ciclista, il core diventa fondamentale, soprattutto in salita, bisogna rinforzarlo tanto, e anche le braccia e anche la parte superiore del corpo. Per i non ciclisti diventa importantissimo, specialmente per esempio nella corsa a piedi o in altri sport, quindi bisogna lavorare tutto il corpo, mi raccomando ragazzi. Ma ricollegandoci alla domanda che abbiamo appena fatto, in una squadra di professionisti, il massaggiatore fa solo i massaggi o deve fare altro, come fare paninetti, preparare le borracce e quant'altro? Lavatrici, panini, borracce, pranzo del giorno successivo per tutti i direttori sportivi e poi si fanno anche i massaggi. Quindi è solo una roba, un accessorio? In realtà i massaggi si fanno alla sera poco quando si torna in hotel, quindi è quasi un lavoro secondario. Poi bisogna pulire le macchine, bisogna dare una mano ai meccanici nella pulizia delle macchine, preparare le macchine per il giorno successivo. Il lavoro è veramente complesso, anzi si può dire che si lavora, non dico H24, perché l'unico momento in cui il massaggiatore è tranquillo è quando gli atleti dormono, perché resta sveglio fino a che l'ultimo atleta non si addormenta e si sveglia prima degli atleti per portare addirittura la colazione a tavola a volte. Ma che differenze ci sono tra massaggiare un atleta professionista, come per esempio Giovanni Lunardi, che abbiamo visto la settimana scorsa sul mio Instagram, e un amatore? Ma allora, guarda, la differenza principale è, al di là del muscolo che è un po' più tonico, ma in realtà si trovano anche dei muscoli tonici anche tra alcuni amatori, la differenza la fa il recupero. Nell'atleta professionista il recupero è molto più veloce, potrei dire un 50% di più, quindi si recupera molto più velocemente da una contrattura e si risolve prima il problema. Parlando di numeri e percentuali che gli amatori si gasano, quanto beneficio dà un massaggio a livello prestativo? Ma allora, la domanda è un po' difficile, nel senso che dare un numero di quanto mi fa migliorare la performance è praticamente impossibile. Però possiamo fare un altro ragionamento: quanto mi fa migliorare o quanto mi fa evitare di farmi male? Perché oltre all'evitare di farci male, quindi che arrivino tendiniti o che si formino contratture, velocizza il massaggio, fa sì che si velocizza il recupero e quindi si è pronti ad un altro carico di lavoro nel più breve tempo possibile. Ora, per un amatore che corre una volta a settimana, la cosa sembrerà quasi in più, però in realtà non è proprio così, perché vuol dire che si riesce a ritornare subito attivi per il martedì, per il prossimo allenamento o per il mercoledì quando si fanno dei lavori un po' più specifici. Ricordiamoci che però gli amatori, oltre ad andare in bici, in realtà lavorano circa 8 ore al giorno, quindi diventa fondamentale quasi fare un massaggio per il post lavoro che per la bici. Domanda un po' delicata, ma che rapporto si instaura tra il massaggiatore e l'atleta? Per esempio, quando ha una tendinite che va giù in depressione, ha un calo mentale e quant'altro? Questa è una domanda stupenda. Allora, il rapporto che si crea con il massaggiatore è un rapporto speciale, perché un atleta che si fida delle mani del terapista che lo segue è un atleta che si sdraia sul lettino e si affida proprio alle mani. Tante volte il lettino diventa come il luogo di rifugio dopo la gara. Purtroppo il ciclismo, come altri sport, su 200 partecipanti ne vince uno, quindi gli altri 199 sono perdenti. Se facciamo caso che la gara non è andata come si voleva, o per caso non si è andati in fuga o non si è stati protagonisti, diciamo che il morale va giù. Non ne parliamo quando poi qualcuno ha qualche problematica fisica. Ecco che il massaggiatore quindi interviene non solo a livello fisico, ma anche a livello mentale, cercando di dare appunto il sostegno. Ma è meglio fare il massaggio prima di una gara, dopo la gara, dopo un carico di allenamento, nei periodi di riposo? Quando è meglio farlo? E qua la risposta alla domanda sono molteplici. Intanto bisognerebbe capire quali sono gli obiettivi. In base agli obiettivi si programmano i lavori specifici da fare, quindi gli allenamenti, e con esso anche il massaggio.
massaggi. Diciamo che esistono diversi tipi di massaggio. Il pre-gara, vale a dire più o meno fatto intorno alle 48 ore prima, chi per esempio, tenendo conto che c'è la gara la domenica, facciamo il venerdì o il giovedì, è un massaggio che serve per finalizzare il muscolo per la gara, quindi è un massaggio abbastanza pesante per risolvere le eventuali problematiche che si sono fatte durante la settimana. Se invece si fa un massaggio tra le corsa tappe, parlando di professionisti, quindi a fine di ogni tappa, è un massaggio abbastanza veloce, leggero, e leggero non dal punto di vista di pressione, perché a volte si va appunto a lavorare molto a profondità, ma parlo di leggero nel senso che invece di durare un'ora dura solo un 30-40 minuti. Dato che bisogna seguire le mode, si cerca sempre di spendere più soldi possibili per migliorare le performance con rotter carbonio, gel di ultima generazione, barrette, ok. Cosa ne pensi dei trapani automassaggiati che vedi nelle storie Instagram del 90% degli amatori la sera? Equivalgono o no a un vero e proprio massaggio? Allora, molti miei colleghi lo usano come coadiuvante al massaggio. Coadiuvante vuol dire che lo usano come riscaldamento, come preparazione del muscolo al massaggio. Personalmente non lo uso e penso che possa essere un valido aiuto nel momento in cui non abbiamo a disposizione, non abbiamo la possibilità di farci un massaggio, e dal punto di vista lavorativo mio potrebbe essere un valido aiuto per preparare il massaggio, ma questo qua secondo me non si possono sostituire mai. Qual è la differenza fra tenere le gambe alte un'ora quando si è finiti dopo un allenamento e un massaggio? Qual è il migliore secondo me, le gambe alte? Ma se vuoi dormire sicuramente. Allora, le gambe alte, iniziamo innanzitutto col dire che aiutano per il drenaggio linfatico, e a fine di ogni attività fisica il drenaggio linfatico è fondamentale per eliminare le tossine, e fin qui non ci piove. Paragonare un'ora di gambe alte ad un massaggio è come paragonare un ottimo inguano a Ferrari, visto che va di moda. Per il classico amatore che va in bici in settimana facendo un po' di rulli, dopo fa una gran fondo ogni tanto, che ogni quanto è consigliato fare un massaggio, e magari qual è il periodo migliore? Allora, consigliato fare un massaggio ogni qualvolta se ne senta il bisogno. Primo, diciamo che durante il periodo invernale si tende a non farli mai, cosa secondo me errata per due motivi. Si lavora tanto in palestra, si lavora tanto di forza in bici con le classiche SFR per esempio. Questi sono esercizi molto pesanti a livello muscolare e dovrebbe essere fatto un bel recupero. In vista della gara mi starebbe bene, nel senso, se sto puntando alla gara sicuramente sarebbe un ottimo aiuto, e quando se ne ha bisogno, quando ci si sente molto stanchi, ecco che allora un massaggio aiuterebbe proprio a recuperare velocemente. Qual è il miglior tipo di massaggio per recuperare? Allora, in realtà non esiste un massaggio migliore dell'altro, esiste un massaggio più ad hoc rispetto a un altro per la singola persona. Per esempio, se uno deve essere lavorato in previsione alla gara, gli serve un massaggio sportivo. Se invece bisogna recuperare da alcune contratture, quello che viene definito un decontratturante, quindi fa sempre parte dello sportivo, perché è la linea sottile di differenza, però comunque è un lavoro muscolare molto più preciso. Se qualcuno necessita di altre cose, ovviamente bisogna valutare bene la situazione. Quali sono i benefici della TECAR? Allora, iniziamo con il dire che la TECAR, innanzitutto un elettromedicale, viene usato dal personale sanitario o parasanitario esclusivamente dietro prescrizione medica, nel caso in cui ci sia una patologia. La TECAR viene conosciuta adesso per il recupero del tendiniti o di problemi muscolari, muscoloscheletriche, per persone con patologie. In realtà nasce ancora molti anni fa, circa un trentino d'anni fa, in campo sportivo per il miglioramento del recupero muscolare e per quindi della performance. Dal punto di vista sportivo, quindi, per esempio nelle squadre professionistiche, la TECAR viene usata tantissimo a fine delle gare, a fine delle tappe, tra una tappa e l'altra, perché velocizza il recupero e permette anche di lavorare meno, con meno forza, il muscolo, e quindi di stressarlo ulteriormente di più. Oltre ad aiutare a recuperare dalle contratture, quindi a sciogliere la contrattura, aiuta anche nel drenaggio linfatico. Il massaggiatore fa meno fatica e l'atleta soffre molto di meno. Ragazzi, domande finite, speriamo di aver risolto i vostri problemi, e come sempre lasciate un bel mi piace, iscrivetevi e scriveteci nei commenti i vostri altri dubbi che avete in merito al suo lavoro. Cosa vuoi dire per concludere? Beh, intanto ti ringrazio per la disponibilità, capitano. A te, grazie a te, è sempre un piacere. E invece a voi che aspetto, se avete altre domande non fate altro che scrivere, e siamo qui a disposizione. Ciao! Mai mollare!